Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, un'ora insieme per parlare delle vicende in Casa Biancorossa. Si chiude una settimana ricca di partite, tre con il Teramo che ha messo insieme tre punti, tre pareggi con Fermana, con la Feral Pisalò e con il Bassano domenica pomeriggio. Analizzeremo quello che è la situazione in questo momento in Casa Teramo, che sabato attende al Bonolis un'altra big di questo girone, il Padova, e poi però si dovrà proiettare inevitabilmente a due scontri diretti, entrambi in trasferta, e probabilmente per un po' farà a meno di affrontare le corazzate del raggruppamento. Però ovviamente questo pomeriggio c'è stata anche la conferenza stampa del patron del Teramo, Luciano Campitelli, che ha parlato di tante cose, ha parlato anche del futuro, dell'entusiasmo che gli ha ridato questa squadra, e non solo. Ovviamente poi abbiamo diviso la conferenza stampa in vari blocchi e analizzeremo punto per punto. Vi ricordo che potete scriverci al 392-6237-060, che potete seguirci anche online, non sei d'accordo? Online sulla piattaforma Facebook, alla pagina di TV6. E saluto e ritrovo con piacere, questo è l'hashtag Proteramo, Francesco Di Francesco. Ciao Francesco, che ha appena messo via il telefono. Salve, ci stavi seguendo. Sì, sto vedendo tutto. Instagram. Salve a tutti. Ciao Francesco, un benvenuto nei nostri studi all'attaccante del Teramo, Ciro Foggia. Ciao Ciro. Salve, salve. E poi Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao, ciao a tutti. Vediamo adesso, dunque, iniziamo con le schermate della giornata, partendo con i risultati, ma poi soprattutto con la classifica, che è quella che ci interessa, perché peraltro il presidente Campitelli ha parlato anche di questo. Fano Renate 2-2, Bassano Teramo, come detto, 1-1, gol proprio di Ciro al 95esimo. E poi vi faremo vedere anche un episodio poco prima del gol di Ciro, che è accaduto e che forse è stato poco reclamizzato. Feral Pisalò Mestre 0-0, Modena Albino Leffe annullata, peraltro è arrivato un altro 0-3 dal giudice sportivo per il Modena e un punto di penalizzazione. Padova su Tirol 3-1, Pordenone Ravenna 2-1, San Maietese Sant'Arcangelo 3-1, Reggiana Vicenza 1-0, Trestina Fermana 3-0, riposava il Gubbio. Vediamo la classifica di questo raggruppamento, con il Teramo che sale a quota 7 punti, il Modena adesso è a meno 1, comandano Pordenone e San Benedettese a quota 18, il Bassano, che ha giocato proprio con il Teramo domenica, è seconda a quota 17. Prima di iniziare per le vittorie nei posticipi di Triestina e Reggiana, eh sì, stavano dietro a noi, eh sì. Però, vabbè, però è vero anche che sono squadre costruite, esatto, attrezzate bene. Poi ti farò sentire anche cosa ne pensa Campitelli dei 7 punti, ma tu sei soddisfatto dei 7 punti o speravi in qualcosina in più? Sperare per il meglio e per il qualcosina in più è, ma per quello che hai visto per quello che ho visto sono soddisfatto, soprattutto per come la squadra sta in campo, per l'impegno, per la determinazione, per l'ottima condizione atletica. Parentesi, ieri parlavo con un allenatore attualmente disoccupato della Serie C e con un ex direttore sportivo, entrambi mi hanno detto: guarda che le squadre di Asta da sempre sulla condizione atletica fanno paura, perché riescono, sì, a mantenere lo stesso ritmo per 90 minuti, insomma, quindi questo mi fa stare ancora più tranquillo per il futuro.
E poi non io, credo che tutti debbano essere soddisfatti al di là di queste vittorie che arrivano con il contagocce, perché la squadra non si arrende mai, lotta, c'è grande impegno, è una squadra con molti giovani ed è una squadra costruita in economia. Sì, sì. Per garantire che il Teramo sopravviva quest'anno, che ci sia anche un altro anno, fra 2 anni, fra 3 anni, e la dimostrazione che dopo appena nemmeno 2 mesi di campionato Campitelli ha ritrovato l'entusiasmo che forse aveva perso, e quindi è garanzia di futuro per il Teramo, che poi uno può essere d'accordo o non d'accordo con quello che dico, certo. D'accordo o non d'accordo con le prestazioni del Teramo e con Campitelli, che tante volte si fa, sembra quasi volersi voler andare incontro alle critiche, però poi garantisce calcio. Lui nel 2008 è entrato a giugno del prossimo anno, siamo a giugno 2018, 10 anni, e magari continuerò a fare calcio per un altro 10 anni e vivremo tranquilli, perché poi un po' la situazione economica di tutti, un po' quella che è la storia di Teramo, non è che ci siano persone che dicono vabbè, se ne va Campitelli e viene Giovannelli o Pasqualelli, sì, domattina andiamo avanti, va. Questo se lo dovrebbero ricordare tutti quelli che criticano Campitelli, a torto o a ragione, sia la critica del momento va bene, ma la critica in assoluto va bene, ognuno fa quello che vuole, vede il calcio come vuole, ci mancherebbe. Assolutamente. Intanto vediamo le immagini proprio di domenica pomeriggio a Bassano. Francesco, digli di non strillare, cioè Antonio, che saluto, ti dice di dirmi di non strillare. E non sto strillando. No, ti dice di ricordare a me di non strillare. Ah, gliel'ho detto sempre. Sì. Adesso vedete come parla tranquillo, piano, preciso. Sì. Accelera in una maniera. Sì. Va bene lo stesso. Poi è bravo, quindi gli perdoniamo questo. Ok. A Bassano, Ciro, c'è stata un po' a sorpresa la tua esclusione. È partito dall'inizio Riccardo Barbuti. Ecco, ti chiedo, come l'hai vissuta, insomma, questa esclusione quantomeno dal primo minuto, perché poi insomma sei entrato, ti abbiamo visto anche in gol. No, con molta tranquillità, comunque venivamo da un filotto di 3 partite in settimana, e quindi me l'aspettavo un po' che il mister cambiasse, perché comunque avevo fatto tutte le partite fino adesso. Riccardo, ecco, comunque, vedendo questa cosa qua, ti è venuto in mente di dire caspita, l'avessi avuta io quella palla, anche se tu gliel'hai data per in realtà. Sì, no, ancora dovevo entrare qui. No, dovevi entrare? Sì, Maria. No, vabbè, comunque ogni attaccante fa la sua scelta, questa giusta o sbagliata, comunque non so che facevo quella, non ti posso dire se segnavo. Vi consigliano di buttare un po' di più in area di rigore. Andrea, di Foggia abbiamo parlato nelle scorse settimane, perché insomma qualcuno aspettava il famigerato gol su azione, era arrivato solo su calcio di rigore contro il Ravenna, è arrivato questo benedetto gol su azione, un po' particolare, perché insomma poi ci spiegherai che t'ha detto Caidi, caro Ciro, però abbiamo sempre detto, guardate signori, che non ci fosse il lavoro di Foggia, quel gioco che vedete, che è anche piacevole da vedere, del Teramo di Asta, non ci sarebbe. Ma io ho notato ad esempio nella gara contro la Feralpi lui fare anche tanti rientri, quindi è uno che in campo tra le altre cose sgobba, e questo non va affatto sottovalutato. Per quanto riguarda il gol arrivato su azione, sì, è un'azione però anomala, fatta da una squadra che alla disperata butta avanti questo pallone, è un'azione costruita sostanzialmente dai due centrali, uno va a fare la spizzata, l'altro calcia male, ma in qualche modo inganna il portiere, poi c'è il tocco di Ciro davanti allo specchio della porta, però è un gol, ripeto, anomalo e fatto in condizioni particolari.
La cosa positiva semmai è che il Teramo in questa partita non ha concesso nulla su azione al Bassano, pericoloso sostanzialmente con la punizione di Minesso, al di là dell'azione del gol forse viziato da fuorigioco, però il Teramo ha costruito due importantissime palle gol su azione, sì. La prima dopo 13 secondi con l'asse Barbuti-Graziano e la seconda clamorosa con Barbuti, che ha mancato quella palla gol su assist di Soumaré. Ecco, quelle sono cose importanti. Poi io spero che ci sia maggiore lucidità sotto porta, lo spero per il Teramo e per gli attaccanti biancorossi. Per ora, insomma, è importante prendere quello che è arrivato a Bassano, cioè intanto una ottima prestazione, e poi con questa azione un po' rocambolesca anche il punto strameritato a dir poco. Poi vi faccio rispondere, perché vi hanno fatto una domanda su Del Sole, sia a te Andrea che a te Francesco, se poteva fare un anno in Serie C. Del Sole magari, però fosse venuto a Teramo, però Del Sole è stato ceduto alla Juventus, che lo ha lasciato fino a giugno al Pescara, quindi punto. Esatto. Senti Ciro, che ti ha detto Caidi dopo quel gol? Peraltro tra un po' lo rivediamo, ma tra un po' facciamo vedere anche una foto presa proprio dal profilo ufficiale della Teramo Calcio, perché ti sei anche un po' spaventato. Innanzitutto dici che ti ha detto Caidi. Oh, devo dire la verità, la prima cosa che mi ha detto è detto il tuo è gol, devo dire la verità, infatti lo ringrazio. Però perché comunque lui, abbiamo trovato il pareggio, ma io, lui, chi si abbassa la palla è entrata e abbiamo portato il punto che ci meritavamo. Durante mentre parlavamo, però, Andrea, sì. gli ho detto, mi sa che la palla era entrata, era lui. Però c'era, però Ciro, scusa, gliel'ho detto una domanda adesso un po'. L'ho conosciuto adesso, certo. È un ragazzo simpaticissimo, quindi però c'era un po' l'ansia di voler segnare questo gol su azione, un po' c'era, cioè ti sei fiondato su quella palla. Sì, infatti l'attaccante comunque vive per il gol, quindi appena ho visto quella palla che capita mi ha detto, come faccio a non toccarla? Sì. Ricordate Milan-Ajax con il pallonetto di Inzaghi? Il gol era di Thomasson, che sì. L'ha toccata sulla linea. Sì, sì. Il pallonetto era di Inzaghi, però fatemi dire che Nabil Caidi, ecco qui il tocco di Ciro, Nabil Caidi ha buona parte di questo gol, poi dato giustamente a Ciro, e quel gol salvato al play-out che ricordavo, ecco, non vanno sul tabellino questi due episodi, però Caidi già fa parte della storia del Teramo, certo. Se chi ha vissuto la stagione, magari un giovane soprattutto, la stagione passata, e quindi si ricorda di quella partita, quel play-out con il Lumezzane, fra 30 anni, per quello ho detto è meglio un giovane, anche 40, sì. Parlerà, 30 anni, 40 anni, non ci sta a Roma, è giusto così, fra 40 anni potrà ancora parlare e nominare Caidi, che con un salvataggio sulla linea ci evitò una retrocessione. Assolutamente. Ancora adesso c'ho paura, vedo un po'. Vorrei sapere come funziona la regola delle retrocessioni, grazie Forza Teramo. In realtà in questo momento non si sa. Neanche lo sappiamo, perché peraltro oggi è arrivato, come avete visto, la penalizzazione del Modena, che la prossima riposa, ma che sembra destinato probabilmente, insomma, a fare non una bella fine il Modena, anche perché Andrea, se vediamo la classifica, i punti, nonostante i 2-0 a 3 non sono ancora stati assegnati, cioè se andate sul sito della Lega, né all'Alpino Leffe né al Mestre sono stati assegnati i punti della classifica, però sì, no, nemmeno. Nemmeno, noi abbiamo rispettato quelli della Lega Pro. La settimana scorsa avevamo messo, però adesso l'abbiamo tolto. Ah, non ci avevo fatto caso. Sì, l'Albino Leffe è a 10 e il Mestre è a 9. Non abbiamo inserito, così come riporta la Lega Pro. Lasciando la classifica, però dobbiamo dire che se per caso il Modena dovesse cominciare a giocare, sì. E quindi si andrebbe avanti con questo numero di squadre, i play-out, le ultime 4. Non c'è retrocessione diretta, le ultime 4 fanno i play-out, quart'ultima, sì. E ultima, terz'ultima e penultima, le due perdenti retrocedono. Però posso dire una cosa, ora c'è questo contenzioso tra il Comune e il Modena Calcio, se il Comune comunque voleva ancora aiutare e sostenere questa società, lo avrebbe fatto giocare le partite, sì. Il fatto che abbiano chiuso definitivamente è che
un po' tutte le componenti abbiano voluto chiudere le strade al Modena, tutte le possibili scappatoie, vuol dire che si sono tutti stufati, di quello che si sta vedendo, e quindi probabilmente, ma dobbiamo aspettare l'ufficialità, si arriverà magari alla quarta partita non giocata e quindi il Modena sarà escluso dal campionato, e a quel punto il fatto di non aver dato questi punti in classifica sarà una questi fatti sono un po' preparatori a quella che sarà la classifica poi quando il Modena dovesse essere escluso, sempre che si arrivi a questo provvedimento. Ma mi sembra che il Comune abbia voluto dare un giro di vite insieme ad altre componenti locali per far finire quello che al momento, quella che al momento sembra un'agonia. Ciro, ti fanno una domanda: con che modulo giocavi l'anno scorso e con quale ti trovi meglio? L'anno scorso abbiamo cominciato il 4-3-1-2, quindi facevo una delle due punte. Poi abbiamo fatto il 3-5-2. Comunque sempre con una punta a fianco. Sì, all'inizio sì, poi abbiamo fatto pure il 4-3-3 con Diana. Io mi trovo meglio con due punte, perché a me piace comunque muovermi tanto. Facendo la punta centrale sono più fermo, perché comunque devo dare un riferimento. E quindi con una punta a fianco e non due esterni larghi potresti trovare un beneficio? Cioè con il modulo con cui state giocando? Sì, sì, potrei trovarlo, perché comunque mi... si adegua alle mie caratteristiche. Vediamo un po' di immagini di Foggia in questa stagione. Ciro, poi ti faccio, concludere. Che stagione è fino a questo momento per te? Vediamo un po' di immagini. Ecco, forse quanto ti ha condizionato questo errore alla prima di campionato, anche psicologicamente? Condizionato no, però comunque ti rimane un po', perché se parti comunque la prima giornata dopo 18 minuti già vi assegno... si apre tutto diverso, però comunque non ci abbattiamo, siamo alla settima giornata. Queste sono anche, qui invece ha fatto il fenomeno Valentini a Vicenza, su assist di Ventola, insomma ti ha negato l'opportunità di andare in vantaggio, questo era decisamente un po' più complicato. Sì. E poi arriviamo al gol su calcio di rigore contro il Ravenna. Lo abbiamo messo, ovviamente abbiamo raccolto un po' di immagini che ti designano quest'anno, ti va a prendere un calcio di rigore che c'è, e poi al momento di quando calci l'esultanza sembra quasi tutti voglia, proprio lo mimiti, voglia scrollare di dosso. Che cosa volevi? Sì, un po' di... un po' di sfiga. Sì, diciamo di un po' di sfiga, dai. Francesco? Stavo dicendo, mi viene... è doveroso secondo me mettere in risalto la bravura di Asta, l'intelligenza di Asta. Asta, per quello che ne so io e per quello che mi hanno detto, perché non è che prima lo seguissi tanto, anzi forse per niente, lui non ha mai giocato con il 3-5-2 o 5-3-2, no, che dir si voglia. Ha sempre giocato 4-3-2-1. Esatto, e mi sento di metterlo in risalto come elogio diretto al mister, perché ho conosciuto nella mia vita tanti allenatori e tanti, per non dire tutti, prima di tornare sulle proprie idee, proprio di tornare sulle proprie idee, sul modo di lavorare, di fare, di impostare una squadra, ci hanno messo, e non tutti sono capaci di dire vabbè, fino adesso ho fatto questo, adesso ho questi uomini e con questi devo fare diversamente per ottenere il meglio e il massimo. Certo. Ci andiamo ad ascoltare, intanto grazie per i complimenti. Il primo estratto della conferenza di questo pomeriggio del patron del Teramo, Luciano Campitelli. Prima ti ho fatto quella domanda sui punti in classifica, non a caso, perché ci andiamo ad ascoltare se è soddisfatto il presidente del Teramo, Campitelli, dei 7 punti in classifica. Cominciamo. Sono pochi, perché sicuramente dobbiamo avere, credo, 3 punti in più, però dal nostro progetto è giusto, perché abbiamo giocato contro delle prime in classifica e poi abbiamo una partita in meno, quindi sicuramente domenica, con l'aiuto del pubblico, dobbiamo cercare di vincere la partita e tirarci un attimino in una zona un po' più tranquilla, sapendo anche che quest'anno, vedendo tutte le partite, sicuramente si è alzato anche di tanto il livello del campionato. Oh,
Ciro, il presidente del Teramo dice: sono pochi rispetto a quello che abbiamo fatto vedere, ma sono in linea con quello che era il progetto iniziale. Anche all'interno dello spogliatoio, anche l'allenatore la pensa così, anche voi la pensate così, nel senso, poteva esserci qualche punto in più, però a questo punto avevamo contato prima dell'avvio della stagione che avremmo avuto più o meno queste lunghezze. Sì, comunque abbiamo fatto 4 trasferte maestre: Pordenone, Vicenza e Bassano, che comunque non sono facili da farle. Quindi sicuramente dalla prestazione che abbiamo fatto meritavamo qualcosa in più, però non ci rammarichiamo, comunque abbiamo 7 punti, una partita in meno rispetto a qualche squadra, quindi ci prendiamo questi 7 punti e andiamo avanti. Andrea, anche perché fine ottobre sarà il momento lì di accelerare, perché adesso c'è il Padova in casa e poi ci saranno 2 scontri diretti in trasferta, Albino Leff e Sant'Arcangelo, e lì probabilmente misureremo il valore di questa squadra. Sì, guarda, io penso che se il Teramo è quello visto a Vicenza e a Bassano, se loro ripetono lo stesso tipo di atteggiamento, carattere, prestazione, i risultati ci sono già, si può avere qualche punto in più, ok, ci sono già, ma continueranno ad arrivare e essere anche migliori. L'importante è che questa squadra mantenga l'anima che ha mostrato in tutte le partite tranne che a Pordenone, dove lì sono andati mentalmente già sostanzialmente rilassati dalla vittoria con Ravenna, quasi battuti già dal nome della squadra avversaria. Invece in tutte le altre gare il Teramo è andato per giocarsela. Domenica ha giocato sul campo dell'allora capolista, ora non più per via di questo pareggio, e il Teramo ha giocato una partita di personalità. Quindi se io devo valutare la personalità messa in campo, la grinta, la tenacia, il cuore, queste sono componenti importanti che lo scorso anno di questi tempi non vedevamo affatto. Sì, lo scorso anno era una squadra fantasma che si appoggiava sulla corsa di un paio di elementi e per il resto non aveva un'anima e non aveva neanche una logica di natura tecnica. Qui invece vediamo una squadra che ha un'anima, e se hai un'anima parti già con il piede giusto e hai già un aspetto assolutamente favorevole. Non devono perdere quest'anima, perché se la portano dietro i risultati non possono che migliorare. Francesco, hai letto l'SMS di prima? Un telespettatore, un tifoso, dice: io sono contento per come sta andando la squadra, però è anche vero che dopo il 2015 questa società aveva detto che avrebbe riprovato a vincere. Infatti, sono 3 anni invece che ci sono propositi di salvezza. E no, i propositi dello scorso anno non erano di salvezza. Solo che l'anno scorso sono stati presi un po' di allenatori. Il primo, lasciamolo stare. Ah, a proposito, oggi Andrea ha trovato una cosa su un sito, Ultimo Uomo, il profilo di Lamberto ultimo, Zauli, proprio ultimo. Che a te piace tanto. Tra l'altro, Nofri ufficiale neo allenatore della Viterbese. Nofri ufficiale neo allenatore della Viterbese. È stato a Viterbo, ha vinto un campionato l'anno prima. Vabbè, che poi sì, venisse certo, qua, certo. Quindi lì rientra. Però tu dici, in sostanza, poi l'anno scorso non c'era, cioè non è che sempre il problema adesso, quest'anno, un altro anno e magari anche l'anno a seguire, ce lo dobbiamo mettere in mente e accettarlo. Si va in ristrettezze di natura economica nella costruzione della squadra, perché l'anno scorso sono state fatte le cose più strane, lo abbiamo detto nel corso delle trasmissioni dello scorso anno, non ci ripetiamo, i triennali, i contratti triennali, i contratti biennali, giocatori che prendevano 70-80 mila euro ed erano delle scamorze, perché io posso dare pure 80 mila euro a un giocatore e gli faccio il biennale, ma se so, siccome si vede evidentemente col curriculum che pure questi direttori sportivi tutti bravi insieme ai procuratori, il Corvo Nero è bravo e tutti gli altri, ma se quelli mi sfogliano i cosetti e dici questo l'anno scorso ha fatto 30 partite, l'anno prima 30, e allora questo è bravo. Chi l'ha detto che è bravo? Perché ha fatto 30 presenze per essere bravo per fuori. Tu lo devi conoscere il giocatore. Il biennale a Nofri, Zauli è richiamato. Quindi l'anno scorso sono stati
Allora, la stagione scorsa. Sai che Zauri ha mangiato il panettone? Ha mangiato il panettone l'anno scorso. Che ha fatto Zauri? Ha mangiato il panettone. Ma te credi che ha fatto che ha mangiato il panettone? L'hanno richiamato. Vabbè, adesso però non parliamo dell'anno scorso. No, 4 milioni. Il campionato della passata stagione è costato 4 milioni. Il che è fuori da ogni logica. Perché io al limite li posso pure spendere. Però poi devo avere il ritorno, devo essere bravo a spendere e quindi vinco il campionato, allora è giusto. Ma se io spendo 4 milioni e poi stavamo per retrocedere, e come adesso quando qualcuno, io che sono preoccupato da sempre per il futuro del Teramo nel bene e nel male, e quindi mi permetto di dire, io fino a quando, e ve l'ho detto prima della trasmissione, lo dico pubblicamente. Perché tu non vedi quattro squadre più scarse del Teramo? Ma l'ho detto nel momento della delusione, della mancata vittoria con la Ferrarpi Sarò, perché il secondo tempo il Teramo meritava molto ma molto di più. E mi si risponde, questa squadra, il Ferrarpi, costa 5 milioni, se me li dai a me... Io ti vengo il campionato. No, 5 milioni, no, ma 5 milioni, perché voglio spiegare a questo signore che 5 milioni non è, o spendere molto, non è sinonimo di vincere un campionato. No, perché Teramo l'anno scorso ha speso molto. No, è vero. Questo, chiedo scusa, mi sono dilungato per rispondere al telespettatore, che, perché era anche l'anno dopo il misfatto di Savona, il Teramo pensava di avere allestito quando ci stava ancora vivo. Vabbè, era una squadra. Bene, ha risentito, ma l'anno scorso erano tutti quanti sotto convinti che si potesse vincere il campionato. Assolutamente. L'anno scorso sono stati spesi i soldi. Certo, però con la pala. Però di solito con la pala ci si raccoglie il letame. Però tu eri deluso, un po' dallo 0-0 con la Ferrarpi, però Ciro, c'è da essere delusi al di là della prestazione, però il poi risultato, una volta tirata la linea il giorno dopo, che cosa vi siete detti? Cioè, eravate veramente delusi oppure? No, abbiamo analizzato comunque la partita e rimane un po' il rammarico, però comunque prima della partita chiunque aveva un pareggio contro la Ferrarpi. Quindi siamo stati contenti lo stesso. Ok, torniamo a sentire Campitelli. Parla Francesco di un episodio che è accaduto poco prima del gol di Ciro, proprio nel finale della partita di Bassano, e non solo. Lo ascoltiamo. Io credo che quest'anno sinceramente non ci arriveremo lì, ma questo è un mio pensiero, spero di sbagliarmi, perché quando una squadra corre, quando una squadra crea, quando una squadra si impegna, si allena bene, credo che alla fine qualcuno dice ok, questi meritano di stare un attimino più su. Domenica noi abbiamo fatto un grande gesto, a 3 minuti dalla fine abbiamo ridato una palla, che qui nessuno ne ha parlato. Abbiamo ridato una palla su un infortunio, noi abbiamo buttato la palla fuori e sicuramente dopo quell'azione noi abbiamo fatto gol. Nessun'altra squadra avrebbe ridato quella palla e io sono tanto orgoglioso che i miei l'hanno ridata e alla fine qualcuno ci ha premiato per il gol fatto, anche se era un gol meritatissimo, quindi ne siamo rimasti noi gradevolmente felici, ma neppure loro sicuramente hanno avuto un dispiacere, perché prendere gol al 96esimo non è bello, però credo che hanno anche ammesso che il Teramo avesse meritato questo pareggio. Ecco Andrea, quando il presidente Campitelli dice qualcuno, non a caso alza un po' lo sguardo, cioè si riferisce a qualche divinità che dice sì, ci ha aiutato dall'alto. Perché noi siamo andati a riprendere la partita, vediamo che cosa succede. Siamo al 92esimo e 32 secondi, c'è questo lancio di Altobelli che va a finire verso Caidi, la palla va al Bassano, qui abbiamo accelerato e rimangono i giocatori a terra. Ha buttato la palla in fallo laterale. Esatto, ne rimane anche un altro. Per soccorrere sia Barison a centroarea sia Grandolfo che era rimasto a terra nel cerchio di centrocampo. 94-06, Varas prende il pallone, la dà a Bacio Terracino, il Teramo mezzo circa riconsegna il pallone, applausi peraltro del mercante. Ricomincia il gioco, il Teramo riprende il pallone, 94-53 arriva il destro di Caidi, il colpo di testa di Foggia, che Ciro ci ha raccontato però sulla rimessa di Varas, l'arbitro ha fatto segno, attenzione, perché c'è un altro minuto. Un minuto in più, sì, ha dato.
Questo non avevamo notato, effettivamente. Scusami, ma è stata un'indicazione proprio di asta? Cioè, come l'avete concordato? Io devo dire la verità, io e altri non la volevo dire la verità. Poi il mister ha detto, diamoci la palla, noi ci siamo pure arrabbiati un po', però così doveva essere. Quindi è stata un'indicazione di sì, asta? Sì, del mister, sì. Pensa tu. Tu l'avresti ridata a palla sempre, ma no. Quando mai? Se penso adesso, ti dico di sì, ma magari se sto a vedere la partita in diretta mi alzo, comincio. Obiettivamente, a strillare, rivedendo quel finale di partita, si sono visti tanti giocatori del Bassano a terra, crampi. E lì ce ne stavano due contemporaneamente, insomma. Due, ma anche in un'altra azione, poco dopo il 90esimo, un altro giocatore era rimasto a terra nell'area del Teramo. Quindi c'era comunque questo atteggiamento ostruzionistico, ma insomma fa parte anche un po' del gioco. Forse a volte si esagera, ma a parti inverse magari si sarebbe maggiormente compreso. Fa parte del gioco, lo ripeto. E capisco però anche Ciro e i suoi compagni che non volevano ridarla a quel punto. Loro fanno ostruzionismo e io allora la gioco fino in fondo. Ho visto la tua mimica, è come se hai detto, vabbè, se proprio gliela devi ridare, ridiamogliela sta palla, vero? Sì, ho interpretato bene. A Teramo si dice, se non rimane non mangia i cagionetti. Sì. Perfetto. Il dolce natalizio tipico teramano sono i cagionetti, quindi non è il panettone. Il panettone è nato così come il panettone si fa a Milano, allora no. Vinciamo i playoff, ci dicono. Va bene, però noi intanto prima dei playoff ci dobbiamo fermare per la pubblicità, non cambiate canale, restate con noi. Eccoci rientrati, seconda parte di Proteramo. Continuate a scrivere, ci state scrivendo in tanti. A proposito, Francesco, è arrivato anche qualcosa per te a livello di messaggi. No, te lo faccio leggere. Ogni volta mi fai leggi. Adesso, ecco, leggi. Francesco, ripeto, ha ragione, criticate di meno, ma non solo. Tu devi criticare di meno. Che io mi riferivo al ripeto? Una domanda a Francesco per gli arbitraggi, solo contro di noi, solo casuale o qualcosa di altro? Fermi tutti, ci sentiamo. Campitelli, che parla anche della classe arbitrale. L'ignoranza del singolo arbitro. E anche la malafede. Sulla classe arbitrale. Mi dicono di no, io però... Ascoltiamolo. Spero che la classe arbitrale abbia sbagliato. Non penso che loro puntano il dito contro il Teramo, perché il Teramo credo che si sia comportato molto corretto con gli avversari e anche verso le istituzioni, parliamo dell'arbitro in questo caso. Io spero che si siano sbagliati e non perché qualcuno ce l'avesse col Teramo. Se andiamo ad analizzare, abbiamo avuto in casa tanti episodi che forse ci avrebbero potuto regalare qualche punto in più. Però in questo momento è così, però credo che quello che tu perdi adesso può darsi che lo riconquisti più in là, facendo che gli arbitri possano sbagliare a nostro favore. Tra le varie domande c'era proprio quella sulla classe arbitrale. Perché, Ciro, tu involontariamente sei stato protagonista forse di uno degli episodi più clamorosi di questo inizio di stagione, a Vicenza, rigore... solare, abbastanza clamoroso, ne ha anche parlato nei giorni successivi a quella trasferta e lo rivediamo, insomma, pallone di De Grazia per te, anzi era per forse per Bacio Terracino, tu arrivi e adesso lo rivediamo anche da vicino, insomma, rivedendolo ti viene da ridere, una cosa impossibile. Ripeto quello che ho detto il martedì successivo, stavo qui, e ripeto di nuovo, ma queste immagini, il designatore degli arbitri, l'organo tecnico, lo stesso arbitro, i colleghi, secondo voi le rivedono? Perché quando rivedono una cosa del genere, io penso che quello prende il cellulare, il designatore chiama, ti credi chi ha detto mai che io capisco solo di calcio? No, ti mai credi che solo tu capisci di calcio? Che solo io? No, io non ho mai detto di capire, solo io di calcio. Non ti, non ti interrompo, continua sugli arbitri. E quello sul... Caro Repetto, non ascoltare i giornali. Ma sì, è giusto.
Ma io poi mica mi riferivo al Repetto, ci mancherebbe altro. E quali sarebbero queste critiche che stiamo facendo? Perché poi io sembra che mi innervosisco, ma dico, no, non ti innervosire! Resto lucido e preciso come il criminale, che sa quello che deve fare lucidamente e perfetto. Quali sarebbero queste critiche? Ossia, fino adesso che critica è stata fatta? Nessuna. Questa sera che cosa abbiamo detto? Che sta disputando un campionato in corrispondenza perfetto sul piano economico, sui programmi, e che si sta impegnando, e che la squadra risponde bene, sei bravo, i giocatori ci mettono tanto impegno, che forse meritava qualche punto di più, e dopo è logico che io sono preoccupato, perché l'anno scorso stavo per annegare e adesso ho paura di farmi il bagno nella bagnarola. Siccome Teramani è una frega di questi simpaticoni, per non dire qualche altra parola che finisce in oni, che mandano i messaggi, hanno dimenticato che cosa stava per succedere, mi preoccupo, perché ho solo 7 punti, non ne ho 17, ho solo 7 punti, e all'orizzonte c'è una partita difficilissima con il Padova. Poi se questi di colpo diventano ancora più bravi di quello che sono stati sino adesso, avete capito la frase che ho detto? Di colpo diventano più bravi di quanto lo sono stati fino adesso. In italiano andatevelo a fare spiegare, se non sapete che significa questa frase che ho detto. Gli ho detto che sono stati bravi, e battiamo il Padova, già cambiano le cose. Certo, forza Ciro. E comunque mi ripeto, non me ne frega niente, perché ripeto, oggi c'è, come fino a ieri ci stava il Corvo Nero, e adesso ripeto c'è, e poi non ci sarà, capito? Io sto qui, ecco, a preoccuparmi, a soffrire e a gioire anche del Teramo. Va bene, va bene. Ciro, ti chiedono che cosa ne pensi dei tifosi presenti a Bassano, ma direi anche io, non solo a Bassano, perché insomma sono stati anche applauditi dal mercante di Bassano. Sì, infatti l'ho detto pure dopo l'intervista, dopo partita a Bassano. No, ma non solo a Bassano, comunque anche in casa, poi da Vicenza, a Mestre. Dobbiamo ringraziare, ci stanno dando una grossa mano, e dico la verità, non mi aspettavo che c'era tutto questo attaccamento, e quindi comunque ci stanno dando una grossa mano, soprattutto anche in casa. Andrea, tu oggi, tra un po' sentiamo un altro spezzone della conferenza stampa di Campitelli, che parla di se stesso, di come in realtà forse è cambiato rispetto a come abbiamo imparato a conoscerlo. Come l'hai visto, anche oggi è abbastanza posato, non il solito Campitelli, che ci sta anche nel corso del tempo. Io lo so che questa tua risata tradisce il fatto che a te questa cosa non ti piace tantissimo. Guarda, non ti stimola tantissimo. Devo dire la verità, quando lui è vulcanico noi critichiamo dicendo dovrebbe essere un po' più posato. È vero. Quando poi fa il posato ci manca un po' vederlo vulcanico. Sì. Quindi è un po' il gioco delle parti. In effetti lui ha detto che rimpiange un po' i tempi in cui era un po' più vulcanico. Che si vinceva di più. Poi è chiaro che certe vicende lasciano un po' il segno. Però io sono convinto di una cosa. Lui in questo momento vede che la squadra ha la giusta grinta, sta interpretando le partite in un certo modo, quindi non si preoccupa e sta quieto. Ma pur con un budget limitato, pur con la salvezza da raggiungere, se dovesse vedere una fase del campionato, non una partita tipo Pordenone, ma una fase di campionato nella quale il Teramo non dimostra di giocare con questa determinazione, con questa voglia, state certi che tornerà a fare sfuriate come Ciro Foggia deve ancora vedere. Perché io dico sempre che un giocatore del Teramo non è mai un giocatore del Teramo finché non vede e non sente il vero Campitelli, certo, che non è quello di ora, che è una persona giustamente più posata, perché il Teramo sta facendo il suo, perché c'è bisogno di ricostruire tutto quello che volete. Quando però dovesse vedere che qualcosa non va nella testa dei giocatori, nell'atteggiamento dei giocatori, dello staff tecnico, state certi che irromperà come sa fare lui, e a quel punto Ciro Foggia e altri nuovi saranno in toto giocatori del Teramo, perché vivranno le pressioni anche che dalla proprietà Campitelli sa emanare. Vediamo Campitelli, anzi lo ascoltiamo, Campitelli che parla di se stesso e di come insomma nel tempo è un po' cambiato. Mi farebbe piacere ritornare a essere il Campitelli di allora e vincere quasi tutte le partite. Sicuramente con gli anni si cambia, oggi
sono così e non e ritengo che la mia personalità col tempo sia un attimino cambiata, sono molto più vicino al mio gruppo di lavoro, tecnici, dirigenti e calciatori, perché sicuramente li vivo molto di più e capisco tante cose che forse una volta, quando le cose vanno poi troppo bene, certe situazioni neppure li sfiori. Oggi, quando le cose poi non vanno troppo bene, sicuramente ti devi cambiare modo di atteggiamento. Insomma, è un Campitelli un po' differente rispetto a quello calmo, che abbiamo. Tranquillo, calmo, tranquillo. Il Teramo quest'anno si salverà e forse farà i playoff contro gufi e contestatori ignoranti. Vi faccio ascoltare anche l'ultimo pezzo della conferenza stampa, perché poi andiamo alle conclusioni finali. Perché poi in realtà, Ciro, il presidente Campitelli dice: io sono orgoglioso di questa squadra e li devo ringraziare perché mi hanno fatto tornare un entusiasmo, anche se insomma la classifica non è che recita Teramo al primo posto, però mi hanno fatto tornare quell'entusiasmo per pensare anche di poter reinvestire l'anno prossimo, se ci sarò ancora io al team. Sai qual è una delle foto di tutti questi discorsi? Graziano. Sì, Graziano, quando è entrato con la Fermana, ce lo ricordiamo, sì, quando è entrato, sì. Che cosa ha combinato in quella mezz'ora? 8 passaggi, 18 sbagli. Domenica è stato, secondo me, uno dei migliori, ha giocato bene e ha avuto anche quella palla gol. Ma io credo che in realtà sia più... ho detto quello di Graziano, discorso... perché uno che in quella partita beccò giustamente fischi, c'era la disperazione che non riuscivi a far breccia nella Fermana e tutto il resto. E come lui ci sono tanti altri esempi, sia Varas che... presentato come centrocampista, ha giocato da mezzala fino adesso, gioca da esterno e fa un'ottima partita. Soumaré, che ha degli spunti notevoli. Ventola, che continuiamo a dire, anche perché è vero che in fase difensiva deve migliorare, e io sono convinto che il ragazzo migliorerà, però da un apporto di energia e anche di spinta sulla fascia non indifferente. Questi sono segnali incoraggianti per il proseguo del campionato. Devono mantenere questa condizione fisica e mentale. Ce lo ascoltiamo, l'ultima parte, l'ultimo blocco, perché poi insomma la conferenza stampa è un po' più lunga, di Campitelli, che parla anche del futuro. Ascoltiamo. L'entusiasmo ci sarà sempre, chi è pazzo del pallone, l'entusiasmo c'è sempre. Rispetto a 10 anni fa, oggi ci rendiamo più conto. Noi non abbiamo mai potuto programmare una società come piacerebbe a me, perché si vinceva tutti gli anni e quindi era sempre un correre per andare avanti. Oggi sicuramente ci stiamo programmando molto meglio. E speriamo che io il prossimo anno sono ancora qui insieme a voi, e se ci sarò sicuramente tornerò a investire in strutture, in altre cose più importanti, per dare al Teramo la possibilità di poter organizzarsi ancora meglio, perché oggi il Teramo deve trovare altre soluzioni per questioni economiche, perché non può vivere solo di introiti pubblicitari o di quel poco che dà la Lega. Quindi bisogna che noi diventiamo azienda, ma questo potrà essere il prossimo anno se, come dico, avrò ancora questa voglia, questa determinazione che oggi è del merito dei ragazzi e dello staff tecnico, che mi hanno ridato questo vigore, questa voglia e questa grande forza dopo 10 anni. Io abbandonerò quando sicuramente ci sarà la possibilità di dare questa società a imprenditori meglio di me. Sicuramente questa società la vorrò perché voglio bene a questa cosa, perché oramai è anche mia. Come tutto, cioè è dentro di me, non posso dire che è fuori di me, e quindi speriamo che i tempi possano
darci la possibilità di tornare a fare un grandissimo Teramo, un Teramo che piace a me, un Teramo più ambizioso per poter lottare ancora molto più in alto. Però in questo momento noi stiamo facendo proprio tutto per il bene del te, per il bene del futuro del Teramo, perché se qui sbagli troppo non puoi uscirne più. Quindi oggi dobbiamo fare così, e se quest'anno ci salveremo abbiamo fatto un lavoro straordinario, il miglior lavoro che ho fatto da quando il Teramo è questo. Ecco Andrea, due sono gli spunti di riflessione. Francesco, secondo te il VAR avrebbe dato il rigore a Vicenza e annullato il gol del Bassano? Il gol a Vicenza, beh, penso sicuro, ma quello è talmente evidente. Il rigore a Vicenza. Il rigore a Vicenza. E il gol a Bassano, lì bisognerebbe avere parecchie telecamere. Il gol a Bassano, io la prima impressione è stata che era fuori gioco. E ne sono convinto, però dopo bisogna vedere. Eh sì, con quelle inquadratura migliore. Con inquadratura migliore. Tanto dico, parla di Pescara che è meglio. Però vabbè, no. È logico che è meglio. Il Pescara sta in B, parlo del Pescara e poi parlo del Teramo in C. Allora, Andrea, due sono gli spunti di questa ultima clip. Allora, il concetto principale è: non ci siamo mai potuti organizzare al 100% perché vincevamo, che può essere un paradosso. Ma non so fino a che punto sei d'accordo. Mi permetto di non essere d'accordo, perché i successi del Teramo venivano dalla programmazione. Perché se noi ricordiamo l'ascesa verso la Serie B, è arrivata con una squadra che è stata costruita anno dopo anno. Sì. Perché Speranza è arrivato un anno, poi sono arrivati Caidi, Scipioni, e poi Amadio e poi Di Palantonio. Cioè, non è che. E questo è un successo che parte dalla Serie D di Cappellacci. Sì. Che sono stati inseriti dei giocatori come Petrella, come Caidi, e sì. Poi l'anno dopo sono arrivati gli Scipioni, Di Paolo Antonio e altri, basta riprendere insomma, le rose, e quindi ti rendi conto che quella è programmazione, cioè tu anno dopo anno aggiungi e migliori una squadra che l'anno prima aveva fatto bene. Quindi quello è frutto di programmazione, di fare le squadre con sapienza. E allora che cosa è l'anno della Serie B? Il Teramo ha speso tantissimo per due attaccanti che hanno fatto i fenomeni, hanno fatto la differenza, ma ha avuto un budget importante ma non stratosferico come Pisa e Ascoli. Quando fai questo vuol dire che tu hai programmato bene. Probabilmente se noi riprendiamo quello che ha fatto il Teramo negli ultimi due anni, quando ha pensato di, sulla scia emotiva di quello che è successo nell'estate 2015, di tornare subito di riprovare subito la strada verso la Serie B spendendo un botto, ecco, questi due anni sono stati programmati male, sono stati portati avanti male. Ecco perché noi abbiamo detto che questo era un anno nel quale il Teramo avrebbe dovuto resettare. E lo sta facendo Campitelli, lo sta facendo la società, perché un ripartire da zero è la salvezza di quest'anno, è un primo mattone. Se Campitelli avrà la forza economica, avrà l'entusiasmo e da questa squadra si potrà mettere una base anche tecnica per successi futuri, tanto meglio. La strada imboccata è questa. Ripeto, serve una base tecnica da dove poter ripartire, quindi da una parte di questa squadra per il prossimo anno, serve la salvezza e servono presupposti economici che attengono in particolare alla proprietà e alle strategie che Campitelli metterà in atto per trovare quegli ulteriori fondi di cui ha bisogno. Assolutamente. L'altro concetto era se ci salveremo quest'anno. Campitelli parlava di programmazione societaria, non ma vanno tecnica, di pari passo, ma non penso che ci sia vanno di pari passo. Differenza le due cose sono poi inscindibili. Esatto, perché poi la programmazione tecnica non può che essere la risultante di una programmazione societaria che ti porta sì. A fare delle scelte alcune piuttosto che altre. L'altro concetto è: se ci salviamo quest'anno sarà il risultato più grande di questi 10 anni di presidenza. Enfatizza il momento, ma non è così. Perché il risultato più grande è stata la Serie B. C'è poco da fare. Assolutamente. Francesco, anche la promozione nell'allora C2 e anche l'ingresso in C1 sono altri. Certo, però risultati. Il momento topico della sua presidenza è il 2 maggio 2015. Sì, oh, logico, va bene, si è andato in Serie B, quindi non... Certo, assolutamente. I concetti di Campitelli vanno interpretati. Cioè?
E in generale, quando Campitelli dice determinate cose, come in quest'ultimo intervento, vanno interpretati. Tu vuoi dire che va comunque letto, ma non hai la lettura pronta. Esatto, non c'è la lettura pronta, perché tra l'altro lui ha parlato, ha interpretato anche nel senso, ha parlato per il prossimo anno, fra due anni, poi però subito dopo dice se ci sarò, però ho tanto entusiasmo, voglio restare, a qualche amico ha detto faccio calcio per un altro 20 anni, perché senza il calcio non ci so stare, quindi... Non vanno di pari passo, perché la programmazione tecnica ha fatto sballare i conti. La programmazione tecnica la fa la gestione societaria. Esatto, sì. Vanno di pari passo. Vanno di pari passo, secondo me ha ragione il telespettatore. Io posso avere una programmazione societaria, come era l'anno scorso, forte o non forte che sia, però io so quello che voglio fare. Benissimo. Poi però spendo male, prendo un asino di allenatore come l'anno scorso, e quindi la programmazione tecnica io la sbaglio. Come no? Questo l'anno scorso ha speso 4 milioni, ci aveva i soldi. Ma pure non sei d'accordo nemmeno di fronte alla cosa che ossia. Non sono d'accordo che non vadano di pari passo. Per me la programmazione tecnica. Aspetta, che cosa intendi che va di pari passo? La programmazione societaria e la programmazione tecnica. Prima la programmazione societaria e poi quella tecnica. Sì, però io posso. Sono due cose separate. No, non sono separate, ma io posso avere una programmazione societaria. Ossia so quello che posso spendere, so che società sono forte e poi sbaglio a programmare la parte tecnica. L'anno scorso l'abbiamo visto e Campitelli l'anno scorso ci stava e aveva i soldi, quest'anno c'era qualche defezione dal punto di vista societario. Ho capito, perché altrimenti nessuna azienda si spende. Hanno speso male i soldi. E chi lo spende? Chi la spende? La società, esatto. E quindi la programmazione societaria c'è, voleva vincere il campionato, prende un allenatore bravo, poi ha preso Zauli. Va bene. E quindi che cosa ho sbagliato? La programmazione tecnica. Sotto questo aspetto non vanno di pari passo. Se no è logico che senza la programmazione societaria non c'è quella tecnica. Perché se non c'è società non c'è parte tecnica. Assolutamente. Quella va bene. È la palissiana. Chiarissimo, non siamo su due binari diversi, ma. Non è che ti voglio convincere per forza. Ma ci mancherebbe. Uno più uno fa due. Se poi tu dici. Da che mondo è mondo? Cioè, perlomeno, da che mondo è mondo? All'interno le scelte che si fanno sulla programmazione tecnica le fa la società. Esatto, ciao Andrea, perché non si riesce a ricreare una coppia gol alla La Padula Donnarumma o la Pepe Motta? Perché ci vorrebbero da beccarli questi. Allora, parliamo di due coppie che si sono portate 14 anni, 15 anni, cioè sono delle coppie d'oro, sono delle coppie memorabili che non è che ogni anno riesci a trovare. Pure lì bisogna saper spendere, ci vuole l'occhio di chi assembla le squadre, e quindi sono tante le componenti che vanno messe sul piatto per poi ci vuole anche un po' di buona sorte, chiaramente. Certo. Però ripeto, le grandi coppie non è che ogni anno producono in un certo modo. Ripeto, queste due coppie si portano 14 anni, magari tra 10 anni Teramo avrà un'altra coppia da 20 gol ciascuno. Cominciamo invece a proiettarci sulla partita di sabato con te, Ciro, perché vediamo anche il prossimo turno. Sabato pomeriggio 14:30, eccolo qua che appare la schermata. Teramo Padova, insomma, non la partita migliore per provare ad andare oltre i pareggi, perché insomma il Padova è una grandissima squadra, però il Teramo ci deve provare perché gioca in casa. Sì, infatti noi abbiamo incontrato comunque, siamo incontrati Pordenone, Ferrar Pisalò, Domenica Bassano, quindi sicuramente il Padova è una buona squadra, è una squadra forte che è ambita per vincere il campionato, però noi giochiamo in casa e stiamo dimostrando che comunque abbiamo sbagliato solo quel primo tempo a Pordenone, e noi ci giochiamo tutte le partite con tutte le squadre, ma sia il Padova sia il Sant'Arcangelo, noi cerchiamo di fare sempre il nostro. Senti, ti posso chiedere, visto che tu hai giocato quest'anno sia a 3, una cosa non ho capito, cosa intende Campitelli per investire sulle strutture? Che cosa vuol dire Campitelli? Vuol dire che probabilmente ci sono anche delle strutture, non per forza, aggiungo io, di tipo sportivo,
che potrebbero rientrare nel novero degli investimenti che potrebbe fare la Teramo Calcio. Lui ha detto non possiamo solo vivere di pubblicità e dei contributi della Lega, quindi lui cerca degli investimenti che possono garantire dei ritorni che possano potenziare economicamente la società. Esattamente. Dove mi trovavo? Ti dicevo, tu hai giocato sia a 3 quest'anno che a 2, sì. Ma sbagliamo se diciamo che la coppia Foggia-Tulli è quella probabilmente in cui ti trovi meglio assortita? No, mi trovo meglio no, perché comunque sicuramente abbiamo fatto il ritiro insieme, quindi poi la conoscenza è maggiore rispetto agli altri, che comunque Baci è venuto dopo, Sumati è venuto dopo, Barbuto comunque è riparto. Però anche con Barbuto e gli altri, tutte che comunque gli allenamenti e le partite comunque aspettiamo, dai. Aspettiamo e vediamo come va. Andrea, sì. Tu in coppia con chi lo vedi invece? Mi sembra Tulli, perché se lui ama dialogare e ama anche che ci sia un giocatore che lì davanti possa permettere a lui di muoversi, e anche perché può essere complementare alle sue caratteristiche, penso che Tulli sia il giocatore che più si presta ad accoppiarsi con lui offensivamente parlando. A proposito, Ciro, ci hai raccontato prima una cosa divertente. Dopo il gol del tuo 1-1 è stato un infortunio. Il da mister. Chi? Al il mister. Cioè, il tecnico Antonino Asta, caro Francesco, si è buttato in campo e si è, cosa ha fatto? Quasi stirato. Ma comincia ad avere una certa idea. Sì, infatti. Vediamo il prossimo turno, siamo quasi... Dopo ti faccio fare... Peraltro abbiamo scoperto... Allora Ciro, devo spiegarti il contesto, perché altrimenti non si capirebbe anche le domande che in pubblicità ti ha fatto Andrea Costantini. Questa trasmissione è partita un po' di anni fa, parlava di tutta la Lega Pro e Andrea Costantini aveva un debole per l'Arzanese, sì. che giocava a Mugnano di Napoli. E tu in quel campo ci hai giocato, sì, a Valle Fuoco? Sì, giocavo 3-4 anni. 3-4 anni con la Neapolis. Con la Neapolis. Moxedano. Con Moxedano. Insomma, guardate la faccia di Francesco quando io dico che Andrea era tifoso arzanese, suscitando le ire di Francesco che non capiva perché, ma è solo perché gli piaceva andare. Bestia nera del Teramo. Era solo perché gli piaceva andare da quelle parti, in realtà, poi. E poi si è appassionato a questa squadra. Quindi, dopo, ecco il perché della domanda che ti farà tra poco. Sarai non deluso sabato pomeriggio alle 16:30 se Teramo Padova finisce come? Se finisce 0-0 ti va bene? Se finisce 0-0 perché non riusciamo a fare gol, perché il Padova sarà più bravo, però la squadra avrà giocato così come ha giocato nelle ultime partite, ci potrà essere un momento di delusione per una mancata vittoria, ma ci sarà poi la consapevolezza che è una squadra in salute e che quindi ti dà ottimismo e ti dà forza. Però mi piacerebbe vincere una volta tanto 1-0 con il Padova che gioca meglio, che sbaglia 2-3 gol, un po' di brividi, un po' di sofferenza. Una volta tanto mi piacerebbe provare a rubare 2 punti. Benissimo. Siamo quasi in chiusura. La domanda delle domande di Andrea Costantini. Perché poi è una domanda, io penso. Siccome insomma, parlando, insomma, tu vieni da Scampia, sì. E nell'immaginario collettivo chiaramente Scampia viene rappresentato come un quartiere molto molto difficile. Uno, come hai fatto a uscire fuori un po' dal contesto cui comunque sei legato affettivamente, perché è il tuo luogo nativo? E poi un'ulteriore domanda, se mi permetti, visto che tra poche settimane ci sarà la terza serie di Gomorra, tu, abitante di Scampia, come interpreti il modo con cui viene rappresentato quello che è stato il tuo mondo, dove tu sei cresciuto? Ti riconosci? Allora, Scampia, oltre me stanno altri 100.000 ragazzi che si sono salvati, perché comunque è ampio, quindi non è tutto quello che fa vedere la televisione. Che vengono anche ragazzi di fuori, che non sono di Scampia, però fanno quello che fanno. Sì, Gomorra comunque più o meno spiega la situazione di Scampia che è stata negli ultimi anni, però molto, alcune cose tanto inventate. E io ti dico che comunque Scampia non la faccio a cambio con nessuno, perché sono cresciuto e mi ha formato tanto.
perché comunque è un quartiere molto difficile, diciamo, però ti dico la verità, non la fai da cambio con nessun quartiere di Napoli. Ti ha fatto crescere in fretta? Sì, perché là ti porta a crescere, forza. Io ho avuto anche comunque la famiglia che fortunatamente mi ha saputo dare la giusta educazione. Non capito. No, l'ultima cosa, visto che viene da conosci Rolando Mandragora, visto sì, che sì, anche... sì. Lo zio mi ha fatto esordire in Serie D, 10 anni. Con la maglia del Napoli contro il Trapani, quindi 10 anni fa. Napoli Frattese Trapani. No, Napoli Smugnano. Napoli Smugnano, di original, quindi. Sì. Va bene, invece ti faccio io un'ultimissima domanda, vedendo il prossimo turno di campionato. Domenica, se segna il gol decisivo Ciro Foggia, non si gira verso il guardaline per vedere se era fuori gioco come a Bassano, non si scrolla di dosso la negatività, ma cosa fa? Fa esplodere il Bonolis e va a saltare sotto la curva. Perfetto, con la promessa noi salutiamo e ringraziamo Ciro Foggia. Ciao Ciro, in bocca al lupo per il campionato. Ciao Francesco, grazie a Francesco Di Francesco. Tutti, forza Teramo. Grazie ad Andrea Costantini, grazie Andrea. Grazie a voi. Grazie a Maurizio Daguin, regia, grazie a voi che ci avete seguito. Noi torniamo martedì prossimo in diretta alle 21 su TV6, canale 14. Come? Come? Canale 14 del digitale. canale 14 del digitale terrestre. Buonanotte. Ciao.